ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Creative Simmer e oggi ritorniamo dalla nostra Miranda. È giovedì sera, sono le 20:15. È stata una giornata tranquilla, quindi non ha fatto niente di che, ha continuato a lavorare e ha fatto un po' di yoga per rilassarsi perché comunque Medea ha paura del computer, perché comunque questi giorni sono stati pazzeschi per lei. I fenomeni paranormali esistono davvero, tant'è che c'è un fantasma che la sta aiutando e gli sta insegnando a fare le sedute spiritiche. Sono le 9 di sera, quasi non sta succedendo nulla. Oggi non è successo quasi nulla, quindi pensavo, mentre aspetto Ghidri, non sta tanto bene, povera. Che cos'hai? Hai mal di pancia? Eccolo qua. Stavo parlando di lui. Oh, infatti sì, ha la nausea. Miranda sta combattendo una battaglia ventrale che sta perdendo in modo ipico. Povera. Cioè, oltre a occuparsi della casa infestata, si deve occupare anche di se stessa. Allora, cosa fai? Fatti un tè verde. Dov'è? Tè verde a salutare. Basta, computer che Medea ha paura. Allora, questa sera ci occupiamo ancora un po' della casa infestata, vediamo un po' cosa succede. Prima di tutto facciamo anche amicizia con Ghidri, magari gli chiediamo anche qualcos'altro. Mentre noi ci beviamo il nostro tè verde, che povera non sta tanto bene, facciamo una conversazione profonda. Intanto, come tutte le sere, esploriamo un po' la casa e magari facciamo qualche seduta con il nostro Ghidri, che abbiamo scoperto che è un buon gustaio. Vediamo cosa abbiamo. Ah, solo che è un buon gustaio, quindi questo è il primo tratto che abbiamo scoperto del nostro Ghidri. E volevo vedere a che punto siamo del medium. Ah, siamo quasi a 3. Ottimo. Ma soprattutto volevo vedere un'altra cosa. Io non mi ricordo se ho fatto questa cosa della manina. Infatti, noi non l'abbiamo ancora perché con questa manina accendiamo le luci così magari. Accendi questa luce, così mentre Miranda si beve il suo tè, questa manina qua ha due funzioni. Una disattiva le visite di Ghidri e direi proprio di no perché ho bisogno di lui, e un'altra attiviamo la modalità eroica. La modalità eroica propone una sfida in più ai temerari. Le case infestate peggiorano rapidamente nel corso del tempo, si guadagna il doppio dei punti nel negozio dei premi. Beh, io direi di attivarla e vediamo come va. Modalità eroica. Metti alla prova la tua audacia. In questa modalità la serenità spirituale della tua casa infestata diminuirà più velocemente di notte, aumentando l'attività paranormale e risvegliando spettri furenti. Per fortuna riceverai un maggior numero di punti nel negozio dei premi dopo ogni notte conclusa con successo. Fai però attenzione, non potrai abbandonare la modalità eroica finché non sarà trascorso un po' di tempo. Cosa decidi? Beh, ormai Miranda è qui, quindi tanto vale continuare e quindi ci sta assolutamente. Lei ha bevuto il suo tè, la cambiamo un attimo. Magari gli mettiamo questo. E volevo fare una seduta. Luci automatiche, tutte le luci. E volevo fargli fare una seduta, celebriamo una cerimonia. Comunica con i defunti. Parliamo con i defunti, parla con i cari estinti, magari ti daranno qualche consiglio. Dai, vediamo, comunichiamo con. No, il caffè. Miranda, già stavi male. Se più ti bevi il caffè. Ok.
Avete sentito? C'era una voce, oddio, sono stata in silenzio apposta. C'era una voce. E qua c'è una bambolina, mamma mia. No, è troppo. Infatti, però lei ha avuto paura, perché cos'è stato per aver sentito una voce inquietante? L'abbiamo sentita anche noi la voce inquietante. Miranda sapeva che il luogo era infestato, ma certe cose restano inquietanti per quanto le si ridimensionino. Pelle d'oca. E beh, poverina, è un po' terrorizzata. Vediamo. Grida in modo incoerente perché questa volta mi sa proprio che si è proprio, proprio spaventata la nostra povera Miranda. Disperata e chi sta cercando di calmarla. Forza, fai un bel respiro, Miranda, e andiamo. Infatti, si è calmata, non ha più paura, si era proprio spaventata e andiamo a distruggere la bambolina. Rimuovi la bambola. Forza, rimuoviamo la bambola che cacciamola via. Ecco. Inoltre, volevo fare qua, parlare con comunicare con i defunti. Dai, comunichiamo con i defunti. Intanto volevo vedere in casa se c'era qualcos'altro. No, tutto tranquillo. Vediamo che cosa, se ci dicono qualcosa, non lo so. Intanto così aumentiamo la nostra abilità di medium, perché ormai Miranda ci crede a questi fenomeni. Non è più come all'inizio che pensava che fossero tutte stupidate. La luce va e viene. Avete sentito? C'è stato un strano rumore. Vediamo cosa ci dicono i defunti. Per voi altri è sempre solo ok, non tu tutto ok? Ma non ho capito, è un indovinello? Va bene, prendiamolo per come ok, va bene. Malessere malinconico, Miranda voleva parlare con i morti, ma ha rimediato solo tristezza. Va bene, quindi non è andata a buon fine. Volevo vedere se c'era qualcosa fuori. No. Vabbè, lei intanto butta via le cose. Qua ci sono sempre dei rumori. Oh, il fantasmino! Chi è andato a parlare col fantasmino? Proviamo a comunicare anche noi. Tenta la comunicazione, vediamo. Perché di solito quando abbiamo sempre tentato di comunicare, forse non riesce a venire di qui? Ah, sì. Ah, ok, l'ha mandato via Ghidri. No, 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 non l'ha mandato via, scusate. Tentiamo di comunicare. Scusate, ma io stasera sento dei rumori inquietantissimi. Cosa è successo? No, non niente di strano, però sembrava che si spostasse qualcosa. Continuiamo. Parliamo col fantasmino perché è andata sempre male quando tentiamo di comunicare con loro. Vediamo se questa volta può andare meglio. No, niente. È andato malissimo. Niente, è andato via. Parliamo un po' con Ghidri. Vediamo che cosa. Beh, queste cose le abbiamo chieste tutte. Ah, è entrato in casa. Beh, allora cerchiamo di dargli magari un presente. Gli diamo sempre un quadro. Prima facciamola andare in bagno, poverina. E poi
Gli diamo magari offri l'anima, abbiamo visto nello scorso episodio che Ghidri si era un po' arrabbiato, non è una cosa da fare, però gli regaliamo il quadro, magari gli piace un bel dipinto classico, medio, è un fantasmino che gli piace i quadri, vediamo un po'. Oh, i quadri di Miranda gli piace proprio, e che cos'è questo? Sorso spettrale, no, scusate, devo leggere. Sorso spettrale, sorseggia la bevanda più fantastica e rinfrescante che ci sia. Sorso spettrale. Ah, soave e frizzante. Se hai mai bevuto parte dell'anima di un Sim, sai che è accompagnata dai suoi ricordi e dalla sua essenza generale. Quindi preparati ad assorbirla tutta e a deliziarti della sua stranezza. Beh, beviamola. Ce l'ha regalata il fantasmino verde. Scusate, ma facciamo una foto qui che Miranda che si beve questa pozione. Che pronto capito è l'anima di un Sim? Possibile che ho capito giusto? O forse no, eh? Oh. Raggiunto il livello di genitorialità. Ah, perché avendo bevuto, penso che sia l'anima di un Sim, ho raggiunto il livello 2 di genitorialità. Va bene. D'accordo. Ma dove me l'ha messo? Scusate. Dove me l'ha messo il... Fin quassù me l'ha messo. Però non mi dispiace il calice, è davvero bellino, così così me lo tengo. Me lo metto qua, poi vediamo dove metterlo. Ok, io direi, poverina, doveva ancora andare in bagno. Vai, vai in bagno, Miranda, che dopo gli facciamo fare una seduta spiritica con Ghidri. E vediamo qui che cosa è uscito. Stordita, su di spirito per aver bevuto del sorso spettrale. Ah, si è anche ammalata, prurigine, vabbè. Stranamente ti sembra di avere più esperienza, come se i ricordi di un'altra vita si fossero riversati in te. Che brivido! Infatti abbiamo aumentato l'abilità di genitorialità. Andiamo a fare una seduta spiritica di gruppo con Ghidri. E poi direi che sono le 3 di notte. Ah, però volevo accendere qui la... Ecco, accendiamone solo una, perché ci aveva detto che serviva per tenere lontani gli spiriti maligni. Oh, guarda, si è ammalata, poverina. Qui, infatti, protezione sacra per l'essere vicino a una candela sacra, infatti perché abbiamo acceso la candela. I simi in prossimità delle candele sacre sono protetti dagli effetti deleteri delle case infestate, i loro livelli di paura diminuiscono. Ottimo! Beh, qua sfarfalla sempre la luce. Vediamo se riusciamo ad arrivare al livello 3. Speriamo di sì. Livello 3! Ora Miranda può invocare i defunti con le nuove interazioni. Evoca i defunti ed evoca Silda. No, bellissimo! No, evoca Silda, dobbiamo farlo subito. Ed evoca i defunti. Ok, dai, finiamo questa cosa. Intanto stavo guardando Amanda, Medea, che cosa stai facendo? Adesso una bella ramanzina, non te la toglie nessuno. Ce l'hai fuori il tiragraffi, mannaggia. A te. Ok, cerimonia riuscita. Ottimo. Facciamo una ramanzina alla nostra piccola guardiana qui. Che non si fa. E poi mi sa proprio che devo comprarmi una medicina prima di andare a letto. Ecco, no, non si fa. Oh,
Oh, ho imparato a non graffiare i mobili. Ottimo, brava, intelligentissima la nostra Medea. Queste mettiamole via. Dov'è il computer? Volevo comprare la medicina velocemente e andare a dormire. Questa è la medicina, prendiamone una. Dai, prendi la medicina. Poverina. E infatti sì, abbiamo già il cavalletto, l'ho visto. Quindi questo qua lo togliamo, che diceva di comprare il cavalletto. Ammira le stelle con Gidrin. No, non mi interessa. Vediamo, ripulisci da una matassa di pelo. Questo lo facciamo domani mattina, però la nostra Miranda è troppo stanca. Quindi la mandiamo un pochino a dormire. Vediamo se prima... No, sta tutto bene, ha solo sonno. La mandiamo a dormire e vediamo se nel frattempo succede qualcos'altro, se no continua a riposarsi un pochino. Si è svegliata la nostra Miranda, ma viene attaccata dai ragni, sì, perché lei con tutto quello che è successo in questi giorni non è ancora... Poverina, che schifo. Beh, direi un bel buongiorno per iniziare il venerdì. Miranda sembra avere dei visitatori inaspettati, inattesi, non venendole in mente alcun sistema per sottrarsi ai loro morsi senza repellente ai ragni portati in mano. Sembra che Miranda debba rassegnarsi, povera. Questo è dovuto al perché l'otto a gli avevo messo. I tratti del lotto, creature zampettanti. Ecco, volevo togliere la dimora privata perché così magari mi viene a far visita qualche vicino. Teniamo creature zampettanti e sì, va bene. Per ora teniamo così. Magari mettiamoli questo dello studio, casa studio per dipingere. Così l'aiuta nella pittura. Beh, dopo questa bella risveglio, poverina, l'hanno anche morsa. Direi di andare in bagno, mangiare. Allora, la faccio andare in bagno, la faccio mangiare e poi ci rivediamo quando ha finito tutti i suoi bisogni. Mentre si stava lavando, l'ha chiamata Emilia Ernest, che è una sua vicina di casa e l'ha conosciuta quando il primo giorno che si è trasferita è andata a fare un giro al bar del paese. E io direi: magari non andiamo a casa sua, però facciamo finta che gli diciamo di venire lei a casa nostra. O magari adesso che stavo pensando, visto che ha fame, gli diciamo di andare a fare la colazione, più che colazione, il pranzo insieme, perché mi sono accorta adesso che è l'una del pomeriggio. Quindi gli diciamo no, ma gli diciamo che tra poco ci finiamo di preparare e andiamo insieme a pranzare. E siamo arrivati con Emilia allo Streck and Burger. Questo è un lotto che ho costruito io ed è un lotto un po' per tutti, perché c'è molte cose che si possono fare in questo lotto, tra cui ci sono molte attività, scusate, tra cui pranzare, cenare, hamburger, eccetera, giocare a bowling, e poi c'è anche un secondo piano dove c'è tipo una mini discoteca pub, un posto dove giocare e un bel cinema. Quindi un po' un centro giovanile dove si può fare un po' di tutto, centro giovanile per famiglie, eccetera. Ok, dai, cerchiamo, troviamo, prendiamo un tavolo, magari questo qua, chiediamo questo tavolo qui. Ok, dai, vediamo. Ordiniamo per il tavolo. Vediamo cosa possiamo prendere. Allora, partiamo qui, vediamo. Ho messo tutti i cibi che puoi trovare in un fast food o qualcosa del genere. Quindi lei non è vegetariana.
quindi possiamo prendergli qualsiasi cosa. Un bel cimi. Prendiamo a lei il cimi e siccome lei non so se è vegetariana o meno, gli prendiamo questa qua, Baleada. Ok. E come e da bere, vediamo. Prendiamo la bevanda effervescente alla frutta per tutte e due, o un bel succo d'arancia. Ah, c'è anche la soda al limone, al pompelmo. Facciamo così, prendiamo la soda pompelmo a lei con il panino e a Emilia invece il succo d'arancia. Ok, dai, chiediamogli della sua giornata. Chiediamoli discutiamo un po' degli interessi, perché sappiamo che lei è mixologa. Discutiamo un po' dei cambi del quartiere. Chiediamoli anche se è fidanzata, anche se non ci interessa a livello romantico, però è solo un pur parler. Vediamo, vediamo. Ah, sta vedendo qualcuno. Non ci dice chi. Misteriosa la ragazza. Va bene. Impariamo un po' a conoscerla. E ovviamente entusiasmiamoci per i gatti, diciamo che noi abbiamo una gattina stupenda. Oh, grazie. Ma dai, ma il mio è scadente. Ma poverina, gli hanno fatto il panino scadente, ma no, per una volta che volevo uscire. Povera, vabbè, mangiati il Il panino scadente. Però credo che gli faccia bene un pochino allontanarsi da casa sua e da tutto quello che sta succedendo. E secondo me è anche un pochino tentata a dirgli in modo molto generale quello che sta succedendo. Anche se pensa che la prenderà come pazza, Emilia. Oh, mi fa piacere che le mie battute sui lama non ti sembrino tritere e trite. Ho l'impressione che tu mi capisca. Ah, visto? Mi sa che gli sta proprio simpatica, Emilia. Quindi facciamo così. Facciamo una conversazione profonda e proviamo magari a dirgli che a casa sua succedono, ecco, arrivano i morti a parlarmi. Secondo me gli sta dicendo con il fumetto qua della tomba, gli sta dicendo, sai, ogni tanto ho come amico un fantasma morto, ovviamente, perché è un fantasma e mi insegna alcune cose e Emilia ha questa faccia a mi dire, davvero? E di chi stai parlando? E lei dice, sai, secondo me mi prenderei per pazza, ma a casa mia succedono delle cose un po' strane e lei dice, ma ho capito, ho capito, perché ricordiamoci che Emilia ci crede a queste cose. E lei dice che comunque quella casa era famosa perché era reputata una casa infestata e quindi per lei non è allibita che comunque Miranda gli sta raccontando quello che succede a casa sua, perché in fondo è la casa di Miranda. E lui mi chiede se questa sera voglia di venire a casa di Miranda per fare una seduta, provare a fare una seduta insieme. Visto che comunque è ben disposta a credergli, e lei infatti dice di sì, assolutamente accetta. E credo proprio che stiamo facendo
Infatti gli sta dicendo anche la sua preoccupazione. Insomma, Miranda si sta un pochino confidando perché si trova bene con lei e soprattutto è rincuorata del fatto che Emilia gli crede. Quindi Emilia gli dice che stasera verrà sicuramente a casa sua per fare insieme questa seduta spiritica. Discutiamo ancora un pochino di interessi. Vediamo un po'. Vicinanza maggiori per i ricordi felici. Ottimo, mi sa che potrebbe nascere una bella amicizia con lei. Anche se non ha mangiato niente della sua baleada, mi sa che non aveva fame. Dai, raccontiamo una storia stravagante e poi magari la salutiamo. Perché volevo andare avanti un pochino con il mio lavoro e poi stasera la invitiamo. Infatti ha una nuova amicizia, molto contenta della sua nuova amicizia, anche se il cibo in questo posto non è buonissimo. Allora, facciamo così. Prima di tutto volevo parlare con lui. Chiedi di riferire l'insulto allo chef perché il suo cibo era orrendo. Quindi gliene diciamo quattro allo chef che gli ha fatto mangiare un panino scadente, poverina. Il cibo è scadentissimo, infatti. Il mio panino non era buono, assolutamente no. Mi dispiace sapere che il cibo non ha soddisfatto le aspettative. Informerò subito lo chef. Ci scusiamo per il disagio. I clienti sono furiosi che stai combinando là dietro, datti da fare, cucina il cibo il migliore, poverino. Un po' mi dispiace, però. Ok, tornata a casa. Per prima cosa volevo cercare un nuovo ingaggio. Vediamo un po'. Ah, non mi ricordo più che livello di pittura è arrivata. Ah, livello 5, ottimo. Facciamo un luogo per web 3.0. Non vogliamo che la nostra azienda rimanga ancorata al mondo del web 2.0, così stiamo sviluppando una strategia per il web 3.0. Cerchiamo un artista che navighi sulla cresta dell'onda tecnologica per realizzare un logo. Ok, dai, intanto accettiamo questo. Tanto dobbiamo scade lunedì, quindi abbiamo tutto il tempo. Puliamo qui dove ha sporcato Medea, eccolo qua, quindi ripulisci. E poi andiamo di sopra e volevo fare, eccoti qui, volevo fare il bucato, lava nella tinozza, lava nella tinozza. Stava pulendo i vestiti, stava lavando nella tinozza i vestiti quando all'improvviso è uscito questo pop-up. È qui. All'improvviso avverti un'immensa presenza maligna. Qui dimorano molti spiriti, ma questo sembra diverso dagli altri. Se ci fosse mai un momento in cui farsi prendere dal panico, potrebbe essere questo. Ok? Chi è che sta arrivando? Oddio! Chi è questa Sim? Non c'è neanche la luce. No, facciamo così, chiamiamo Emilia. Vita nell'otto assolutamente. E chi è questa? Ci presentiamo? Un fantasma rosso. Vabbè, cerchiamo di parlargli. Ciao. E cerchiamola di calmare. Dai, parliamogli un pochino. Ah, Emilia è bella tranquilla, cioè, ha chiamato Emilia per dargli manforte e lei sta cercando di calmare questa Temperance, quindi è arrivata Temperance. Ok, Ghidri, c'è questa simmina, c'è fantasma qui. Ok, tutti al tavolo a parlare. Ghidri, vediamo. Ho visto qualcuno di terrificante, aiuto, vediamo.
Oddio, Miranda è troppo spaventata, è spaventatissima. Oddio, quanti fantasmi! Ok, parliamo solo con lui, eh? Non posso parlare con lei? Ok, sono tutti spaventatissimi. Ok. Ah. Ghidri, intanto che lei è spaventata, gli sta dicendo sì. Io e lei ci conosciamo da tempo e il nostro rapporto è complicato. Quindi Ghidri conosce Temperance, ma non c'è dubbio che sarebbe meglio starne alla larga. Ecco, prova a collocare uno di questi idoli per terra. Lei detesta questi affari, a loro ricambiano cordialmente l'antipatia. Se non dovesse funzionare, appellati alle tue capacità medianiche per evocare Ostilda. È una vera esperta di arti marziali miste, spiritistiche e sarà ben lieta di darti una mano. Ok, dai, mettiamo l'idolo bizzarro. Che ce n'ha dato un altro? Quindi qua, idolo bizzarro qui, visto che ce li abbiamo tutti, io ne metto un po', eh. Inoltre non vanno neanche le luci. Ok, mettiamolo uno anche qui. Un altro qua. Ok, accendiamo queste. Accendiamo questa, vediamo se la caccia. Allora, evochiamo Silda rapidamente. No, dai, riprenditi, lo so che povera, paurissima. No, vediamo. Anche lei ha paura dei idoli bizzarri. Vediamo se la cacciano via. Dai, dai, vai a evocare Ostilda immediatamente. Vola? Ok, abbiamo evocato Ostilda, però abbiamo visto che Temperance ha avuto paura degli idoli bizzarri. E fortunatamente è scappata. Io direi, poverina, anche Medea ha paura, hanno tutti paura. Io direi, visto che siamo in quattro, di fare. Ah no, paura. Presenza inquietante per essere vicino a Silvia, vabbè, un pochino inquietante in effetti. Facciamo la seduta spiritica di gruppo e celebra con tutti e tre. Facciamo una bella tutti insieme, in modo che così gli spiriti maligni magari stanno lontani. E comunque lei vola. Ok, nel mentre io faccio le foto, perché questa è da immortalare. Comunque Miranda mai si era aspettata un giorno di fare una seduta spiritica con uno scheletro, un fantasma e Emilia Ernest. Va bene, va bene. E poi cacciamo via questi cosi qua che sono usciti, queste bambole inquietanti. Vediamo nel frattempo che fanno sempre loro la seduta spiritica. Se sono usciti, è uscito qualcos'altro, magari sopra. No, non c'è nient'altro. Ok. Però devo dire che Emilia non ha avuto paura di Temperance. Lei ha ancora un po' paura, poverina. Adesso stanno finendo. No, la cerimonia è stata interrotta. Mamma mia, di male in peggio. Ah, guardate, una cosa che non mi ero mai accorta. I quadri cambiano.
cambiano e diventano il fantasma verde di Ghidri e rosso con i fantasmini rossi. Non mi ero accorta. Va bene. Allora, la seduta spiritica è andata male. Io direi di ringraziare, di abbracciarla. E di ringraziarla tantissimo per essere venuta, anche se è terrorizzata, povera. Ciao Kibo! Grazie mille per l'aiuto e comunque è contenta. Secondo me gli è piaciuta questo incontro con fantasmi. E mandiamola a casa. Arrivederci, che è tardi. Mettiamo via anche le candele. Ah già, l'idolo, rimuoviamo la bambola. Io direi che questa puntata è stata ricchissima, abbiamo visto tantissime cose. Io adesso non so se Silla se ne andrà da sola, se devo mandarla via io, non ho idea. Manderò a letto la povera Miranda e io vi ringrazio tantissimo di aver visto la puntata fino a qui. Ci vediamo alla prossima, un bacio. Ciao!